Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi un'altra mod innovativa, una mod particolare, una novità che veramente, veramente ho apprezzato tantissimo e sono sicuro che molti di voi apprezzeranno. È la mod per la produzione del pastone di mais, la corn crop mix. È una mod particolare, è una mod veramente veramente bella, è una novità che non si era mai vista. Molti utenti avevo visto anche nel 15 l'avevano nominata, diciamo, sentivano un po' la necessità dell'utilizzo del pastone e finalmente è diventata realtà. È una mod, appunto, vi lascio il link in descrizione, ve la scaricate, la trovate anche nel mod hub, che potete accedere appunto dal menu del gioco, la trovate nella categoria beta, appunto questa è una V1.1, mi sembra, penso che comunque ci saranno aggiornamenti prossimamente. È una mod molto semplice, appunto dà la possibilità della produzione del pastone, che in questo caso diciamo è pastone che deriva solo dalla granella, quindi solo dal mais. Nella realtà si può fare il pastone, diciamo, integrale, che viene fatta con la trincia semovente e con la barra da mais, quindi vengono trebbiati, viene trebbi scusate, viene trinciata la pannocchia intera. In questo caso viene trebbiato, scusate, macinato solo il mais. Allora, la moda si compone principalmente di questo carro, che è praticamente il tandem, il trasportino che funge da mulino. Lo trovate nella categoria di raccogligrano, andate in fondo, trovate il Lizard Corn Mill, appunto vedete, è sempre cerchiato, scritto in rosso mod, appunto vedete, a corn mill is used to mill the corn to get CCM, appunto corn crop mix, appunto come vi dicevo viene usato come mulino e ok. Inoltre, poi comunque andremo a vedere nella trincea c'è un'altra funzione da, diciamo un'opzione da fare. A questo punto andiamo subito a riempire, quindi dovete trebbiare oppure potete anche andare direttamente sotto ai vostri silos, quindi riempirvi il carro con il mais direttamente da lì, oppure trebbiate e svuotate la trebbia come sto facendo io. Ok, qua scarichiamo. Veramente a me queste idee che hanno i modder, queste piccole mod che escono, sono particolari, sono belle, veramente le apprezzo tantissimo, mi piacciono un sacco e veramente, veramente grandi idee, grandi sviluppi, veramente mi fa molto, molto piacere. A questo punto abbiamo riempito il nostro caro carro. Adesso apriamo, allora, ok, tiriamo fuori il condotto, vi spostate semplicemente su un rimorchio. In automatico vedete che lui scarica e produce già direttamente, macina la granella e vi produce il pastone. Il rapporto di, diciamo, produzione è, cioè da mais a pastone avete un 20% in più, quindi appunto avete anche un incremento di prodotto. Okay, lasciamo che scarichi. Ok, ovviamente molti di voi a questo punto si sono fatti la domanda: ma cosa serve il pastone? Il pastone in questa mod serve per, diciamo come nella realtà, serve per alimento ai maiali. Oltretutto potete anche
usarla, diciamo, come cultura e andare a venderla, perché se voi andate nelle opzioni, nella sezione dei prezzi dei vari punti, vedete che alla fine vi esce l'iconetta del CCM. Qui avete tutti i prezzi, quindi le potete vendere in tutti i luoghi dove si vendono le colture normali, e diciamo rispetto al mais abbiamo un prezzo di vendita maggiore. Vedete che a questo punto, per esempio, nel forno vale 679 euro, e la stessa, diciamo, il mais fatto a pastone vale 961 euro, quindi abbiamo anche un prezzo maggiore nel caso della vendita. Ok, a questo punto abbiamo riempito tutto. Perfetto. Ok. Adesso andiamo in trincea. Mamma mia, che sound sto New Holland. Porca vacca. Fantastico. Qua sono sulla Sosnovka. Ho cambiato mappa così. Ho visto anche un po' le modifiche che hanno fatto qui. Ok, qua ho già iniziato una trincea. Adesso andiamo a scaricare. Carichiamo. Perfetto, chiudiamo tutto. Riprepariamo il carro da quest'altra parte che ci servirà ancora. Ok, vi dicevo prima il discorso trincea, per diciamo riuscire a scaricare il pastone nella trincea, quando ce l'avete vuota, come in questa qui a sinistra, vedete che nell'F1 esce il tasto J, cioè il Change Silo Type. A questo punto vedete che sempre nell'F1, vedete, vi esce completo a livello CCM Raw Mass, e quindi appunto avete la possibilità, vedete che la normale è pula e poi si trasforma in CCM. Dovete scegliere, switchare nel far sì che la trincea riesca ad accettare il pastone. A questo punto compattiamo. Comunque è stato fissato il discorso delle trincee, so che magari ve ne siete accorti che quando era piena, diciamo, il silo usciva dai lati. Con l'ultimo aggiornamento è stata sistemata, quindi è a posto. Cerchiamo di compattare un po' alla bene e meglio, senza incastrarci, e con la pala qua ci vorrebbe la lama, però la uso per caricare direttamente. Vantotto 99, 100. Ok, perfetto. A questo punto deve essere ovviamente fermentato, quindi procedete come al solito, andate sopra, coprite il silo, facciamo passare il tempo che è sufficiente, un giorno. Ok, perfetto. A questo punto abbiamo completato la fermentazione, vedete che le texture cambiano, quindi è pronto all'utilizzo. A questo punto carichiamo. Eccoci qua. Ok. Facciamo 2-3 benate.
Penso, secondo me lo step successivo di questa mod sarebbe appunto riuscire a farlo tramite la trincia, che secondo me sarebbe anche un tocco in più per la realisticità della cosa, però ho provato anche, sì, così alla cazzo, se si può dire, ad agganciare una barra trebbia dalla trincia, però le bocche non corrispondono, quindi non riuscite neanche a agganciare la barra da mais alla trincia. Adesso vedremo se verrà fissata o verrà implementata questa funzione, ma non so al momento cosa frulla in testa al modder. Ok, a questo punto siamo qui la ruspa, andiamo in farm. Andiamo dai nostri maiali, che sono proprio qui davanti al biogas. Un'altra pecca, tra virgolette, è che avete necessariamente il bisogno, diciamo, della trincea, quindi qui dai maiali ovviamente non, di default nelle stalle non è stata implementata la trincea. Adesso vedremo prossimamente se in qualche mappa verrà sistemata una trincea nella stalla di maiali, altrimenti è sempre un po' un via vai e diventa un po' macchinosa la cosa. Avere la trincea direttamente vicino ai maiali sarebbe più comodo. Bene, possiamo scaricare, facciamo il nostro caro mucchio sotto qui, perfetto, lasciamo qui il nostro T7, prendiamo il telescopico, ok, carichiamo, track, tutti appunto ovviamente gli attrezzi di default portano questa nuova cultura, perché viene implementata proprio come cultura default, quindi non ci sono problemi. E a questo punto possiamo tranquillamente nutrire i nostri maiali. Occhio che questa cultura qui viene vista come diciamo mais. Se voi andate nelle statistiche degli animali, vedete che nella prima voce dove c'è il mais, e anche qui sotto nelle informazioni, c'è stato aggiunto il CCM, che è appunto quello che abbiamo nella benna noi, quindi non viene vista come, diciamo, un pallet per la razione completa dei maiali, ma viene vista semplicemente come mais, come appunto è giusto che sia. A questo punto vedete che la nostra statistica del mais è cresciuta. Ok, a posto, questo è quanto, diciamo, è l'utilizzo di questa nuova cultura. Ovviamente, come ho detto all'inizio, può essere venduta, può essere usata per i maiali, non c'è nessun'altra destinazione di utilizzo, sì, nel senso, nella realtà si usa, diciamo, per questo motivo qui. E basta, a questo punto non c'è altro da dire. Il mod è appunto abbastanza semplice come diciamo, come svolgimento, come funzioni, non ha nulla di complesso. E niente, a questo punto io vi lascio ovviamente il link in descrizione. Spero di essere stato chiaro, sì, non c'è nulla di complicato, e basta, restiamo connessi. Comunque appunto vedremo nel mod hub quando ci sarà aggiornamenti, ci verrà appunto segnalato in automatico, quindi appena sarà sistemata o sarà implementata qualche altra funzione verremo messi direttamente al corrente. E basta, vi ringrazio, fatemi sapere cosa ne pensate di questa mod, spero di essere stato chiaro, che abbiate capito tutto, e vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao!